Buongiorno a tutti, buongiorno agli studenti della Università di Hanoi e buongiorno agli studenti di UM, buongiorno anche a tutti gli insegnanti presenti. Sono Priscilla, studentessa della University Malaya. Oggi festeggeremo insieme la 21ª edizione della Settimana della Lingua Italiana, che quest'anno è dedicata a Dante l'italiano. Guardiamo insieme il videoclip di questa edizione. Da 700 anni l'eredità di Dante attraversa la cultura del nostro paese. La modifica, la rinnova, la permea, come solo la parola dal sapore di eterno può fare. Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel ch'ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio. Beati quelli pochi che seggiono a quella mensa, dove lo pane degli angeli si manuca. Quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricorditi di me, che son la pia. Dante l'italiano, 700 anni fa le sue parole, oggi le nostre. Grazie, Camara. Cos'è quindi la settimana della lingua italiana? La settimana della lingua italiana nel mondo è un evento organizzato annualmente con l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, dalle ambasciate, i consolati e gli istituti culturali all'estero, per promuovere la conoscenza della lingua italiana nel mondo. Noi quest'anno abbiamo deciso di festeggiarlo con gli studenti dell'Università di Hanoi, con i quali abbiamo svolto un piccolo progetto dal titolo From Dante Alighieri to Malaysian and Vietnamese Poets, Voices on Love Beyond Borders. Di cosa si tratta? L'amore è stato il filo conduttore di questo progetto, l'amore nelle poesie di Dante e nella sua commedia, ma anche l'amore in alcuni autori malesiani e vietnamiti. Dante ci ha dato l'occasione di parlare di amore. Quindi oggi non leggeremo solo versi di Dante Alighieri, ma ascolteremo anche i versi di altri poeti che hanno parlato d'amore. Il programma di oggi, dopo una breve introduzione a Dante Alighieri e ai suoi sonetti da parte degli studenti di Hanoi, studentesse di UM leggeranno due sonetti. Gli studenti di Hanoi parleranno poi del canto quinto della Divina Commedia e leggeranno dei versi. Presenteremo infine delle poesie in malese, cinese e vietnamita. Buon ascolto e buon divertimento. Do la parola a Hanoi. Vic? Buongiorno a tutti, mi chiamo Vigno e vi presento Dante Alighieri. Certo, lo conoscete molto bene, quindi sarò molto breve. Durante Alighieri, detto Dante, nacque a Firenze nel 1265. E morì a Ravenna nel 1321, 700 anni fa. È celebrato come il padre della lingua e della letteratura italiana.
per cui è detto anche in Sommo Poeta. Ma perché Dante è il padre della lingua italiana? Il lessico di base della lingua italiana è formato da 2000 parole a altissima frequenza, di cui ben 1600 sono già aspettate in Dante. Molte furono prese dal volgare fiorentino, ma altre proprio inventate da lui utilizzando il latino. E perché è il padre della letteratura italiana, la lingua volgare è usata per la prima volta per un'opera che contiene informazioni di ogni tipo, storiche, scientifiche, filosofiche, religiose e letterarie. La Divina Commedia è una testimonianza del Medioevo. Dante fu sempre impegnato nei dibattiti culturali e attivo politicamente nella vita della sua città. Per questo fu anche condannato all'esilio e visse gran parte della sua vita vagando di corte in corte, ospite di signori mecenati, morendo lontano da casa. Tra le sue opere ricordiamo In convivio, opera filosofica, In de vulgari, Eloquentia, in latino sulla lingua italiana, Di monarchia, in latino un libro di politica contemporanea, e La vita nuova, in vulgare, una racconta di prose e sonetti che raccontano la vita di Dante e il suo incontro con Beatrice. Il suo capolavoro, tradotto ormai in 60 lingue, è la Divina Commedia, scritto versi in volgare in futuro italiano, che racconta il viaggio immaginario di Dante per i tre regni, oltre tomba, l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Il poeta latino Virgilio lo accompagnerà nelle prime due parti, ma in paradiso sarà Beatrice a condurlo. Grazie. Buongiorno, io sono Zoom. E vi parlerò dei sonetti di Dante e della sua idea di donna e di amore. Il sonetto è un'opera in rima in 14 versi, divisi in due quartine e tre tessine. Troviamo 25 sonetti nell'opera La vita nuova di Dante, in prosa e poesia. Un'opera che racconta la vita di Dante prima e dopo la morte di Beatrice. Alcuni di questi sono famosissimi e li ascolterete tra poco. L'idea di donna e di amore nei sonetti di Dante è legata al pensiero dei poeti del XII Novo. La donna è bella come un angelo, perfetta e pura. La sua bellezza viene da Dio e quindi è ricca di virtù. Solo l'uomo che è nobile di cuore e di animo può capirla e innamorarsene. Il suo amore non è fisico, ma un modo per migliorare se stessi. Beatrice quindi è reale, che Dante incontra la prima volta a 9 anni. È spirituale. Lo stesso nome di Beatrice, pur essendo un nome diffuso, significa lei che porta la beatitudine. Quindi i sonetti di Dante della vita nuova sono un canto di lode alla donna che per la sua perfezione interiore è simile a Dio e perciò
è bella e merita l'amore. La morte della vera Beatrice la rende ancora più vicina al cielo. Un vero angelo guida te in viaggio in paradiso della Divina Commedia. Grazie. Grazie ragazze. Allora siamo pronti ad ascoltare due meravigliosi sonetti negli occhi porta la mia donna amore, letto da Anna Jean, Alice, Elnor Amira, Sandra, e tanto gentile e tanto onesta pare, letto da Sabella Kavima, Caterina e Nur Jihan Mia. Le traduzioni in inglese sono state curate da Melissa Pro, Monica e anche Caterina. Negli occhi porta la mia donna amore. Preparato da Nur Amira binti Mutapa Sandra e Hannah Jean Suraya binti Isha Alice. Nel sonetto negli occhi porta la mia donna amore, il poeta lo dà la donna amata. Lo sguardo di Beatrice è portatore d'amore e la lirica descrive gli effetti che il suo sguardo suscita negli uomini quando cammina per strada. Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che la mira. Ove la passa, ogni ver lei si gira, e cui saluta fa tremar lo cuore. My lady carries love within her eyes. What she looks upon becomes noble. Everywhere she passes, every man turns to her, and that makes the heart of he whom she greets tremble. Sì che basando il viso tutto smuore e ogni suo difetto allor sospira, fugge dinanzi a lei super via ed ira. Aiutatemi, donne, farle onore. So that, lowering his face, he turns pale and regrets all his flaws. Pride and anger flee when she is there. Woman, help me, honor her with praise. Quel che l'acqua quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente. Sì, è nuovo, miracolo e gentile. The look she has when she smiles a little cannot be said nor kept in mind. So it is a miracle never seen and gracious. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel cuore a chi parlar la sente, onde laudato chi prima la vide. Every sickness, every humble thought is born in the heart of those who hear her speak. Blessed are those who saw her first. Bravissime! Ciao a tutti. Nel sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare sono presenti i temi del saluto, dello sguardo, della miracolosa apparizione e della lode della donna angelo. La lingua originale. Tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia quandella altrui saluta, con la lingua di ventre mando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umilta vestuta, e par che sia una cosa venuta, da cielo in terra, a miracolo mostrare. Mostrasi si piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova.
e par che della sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima: sospira. Grazie. Grazie Mia, buongiorno a tutti, io mi chiamo Caterina. Adesso ascoltiamo la traduzione in inglese. Very noble and dignified she looks, my lady, when she greets others, that every tongue trembles and becomes silent, and the eyes don't dare to look at her. She walks on as she listens to praises with benevolence and dressed modestly. And she appears like a creature sent from heaven on earth to show something extraordinary. She looks so beautiful to those who behold her that through her eyes, she inspires such sweetness in the heart that those who do not experience it cannot understand. And it seems that from her face moves a sweet spirit full of love, telling the soul, sigh. Grazie mille da noi. Grazie ragazze. Adesso ancora Dante con il canto quinto a cura degli studenti di Anoi. Vai! Ciao, ciao, io sono Minchao e vi farò una breve introduzione al canto quinto della Divina Commedia di cui ora ascolterete i versi. Dante e la sua guida Virgilio si trovano all'inferno, nel secondo cerchio. Le anime di questo cerchio, i lussuriosi, sono condannate a essere incessantemente travolte dal vento, perché in vita non usarono la ragione, ma solo la forza del desiderio. Tra questi riconoscono Elena di Troia, Cleopatra e Tristano. Ma per tutti non questo è incanto di Francesca da Rimini e Paolo Malatesta. Gli infelici cognati che, mentre leggevano la storia d'amore tra la regina Ginevra e l'Ancilotto del Lago, furono travolti da una violenta passione che fu la causa della loro morte. Gianciotto, il marito di lei e fratello di lui, li uccise. Mentre Francesca racconta, Paolo piange in silenzio e Dante, commosso, sviene. Il verso più noto e i più citati anche in caso di pop è Amo che nullo amato avrà perdona, verso 109, cioè l'amore che non permette a nessuna persona amata di non ricambiare. Guardiamo ora un video che vi riassume la storia e ascoltiamo poi i versi. O wearied spirits, come and hold discourse with us, if by none else restrained. The city where I was born lies on the shore where the Po, with its tributaries, flows into the sea. It is beautiful Ravenna, where my father was lord. There, I was asked for my hand in marriage by a Malatesta. When Paolo brought the marriage proposal to me, I fell in love with him at first sight. But the Malatesta from whom the proposal had come, and whom I married, was Gianciotto, Lord of Rimini, the elder brother of my beloved Paolo. One day, while we were reading the story of how Lancelot fell in love with Queen Guinevere, when we reached the point in which the two lovers kiss, Paolo, trembling with emotion, kissed me. That book triggered the hidden passion that bound us together. From that day onwards we met, but not to go on reading. Love, who nests in gentle hearts, immediately nestled in Paolo's heart and mine. Authentic love exempts no one from loving in return. Love led us to one tragic end. But he who took our life, a traitor of his own family, upon his death will end up in Cana, hell's deepest part. Benissimo.
Buongiorno a tutti, siamo Kung, An Chang e Vân, e leggeremo per voi alcuni versi dal canto 5 dell'Inferno dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Siede la terra dove nata fui, sulla maria dove il pon discende, per avere pace con se guasci sui, amor, chian con gente ratto s'apprende, prese costui della bella persona, che mi fu tolta, e le modo ancom m'offende, amor, che nulla amato ama perdona. Mi presi den costui piace si forte, che, come vedi, ancora non abbandona. Microfono! Amor conduce noi a una morte, che attende chi a vita ci spense. Queste parole da lo ci fu proposte, quando io intesi che la lime offense, chi ne inviso e tanto in teni passo. Finché questa mi disse che pense, quando riposi cominciai, o lascio quanti dolci pensieri, quanto dissio, meno, costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai fra cerca i tuoi mattiri, a lagrima mi fanno triste. E Pio, ma dimmi, a tempo di non ci sopiri, a che e come concedete amore che conoscete il dubbio si disiri. E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice, nella miseria e ciò san tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai contatto affetto. Dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno nel biletto di Lancelotto come amor lo scrisse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci svoltise quella lettura e scolocroci il viso, ma solo un punto fu quel che ci disse. Quando leggemmo il disiato riso, esse baciato da contatto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi bacio tutto tremante. Galeotto fu libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti, mentre che l'uno visto questo disse, l'altro piangea, sì che di pietà de. Io veni men così con mio morisse, e cadi come corpo morto cade. Grazie per l'attenzione. Grazie, bellissima interpretazione. Ora è il momento delle poesie di autori malesiani e vietnamiti. La Malesia è un paese multiculturale e multilingue e quindi anche la sua produzione poetica è molto varia e si possono trovare poesie in malese, cinese, inglese, tamil e molte altre lingue locali. In Vietnam, la lingua ufficiale è il vietnamita. La prima poesia che vi presentiamo si intitola Hin, suggerimento, tradotta da me e Wan Xian, Stefania. Poesia cinese, Hin, suggerimento. Zike, women xie shou, zan zai. 一架电梯里, 20楼, 我按下21楼的按钮。 在相识的悲喜, 相识的焦虑, 相识的信, 与不信, 冲洗过我们过于年轻的岁月, 之后, 我按下
21楼的按钮，这里像是等待接中的命运，电梯逐渐上升，如同我们释放了童年的气球。在不明朗的年代哦，话题总是围着升学就业不打制轨道公转，有人都去了外营和系留学。 意识的汪洋只剩下一个心形的海岛，我依然是喜欢少年巧克力和鲜花的心事的少年。电梯不停上升，久久久久都没打开门。我不知觉握紧你的手，要和你站得更近。你应该知道，我害怕握到的是一根羽毛，一尾鱼。 或者一缕烟。电梯平稳的飞升，久久久久始终没打开门，在20岁与21岁之间。Leggero la versione italiana. Adesso ci teniamo mano nella mano, in piedi, in ascensore. 20° piano, premo il pulsante del 21° piano. In una simile mescolanza di dolore e gioia e ansia, simili fortune e sfortune, hanno spiadito i nostri giovani anni. Ho premuto il pulsante del 21° piano. Qui. Come aspettare l'annuncio del destino. L'ascensore sale gradualmente, come i palloncini della nostra infanzia. In queste epoche incerte, gli argomenti di conversazione orbitano sempre intorno a studi e carriera. Gli amici sono andati a studiare all'estero in un'altra galassia, nell'oceano della coscienza, semplicemente con un'isola a forma di cuore. Sono ancora il giovane che ama darti cioccolatini e fiori. L'ascensore continua a salire, la porta rimane chiusa a lungo. Ti tengo la mano inconsapevolmente per starti più vicino. Dovresti saperlo, temo di aver tenuto in mano una piuma, un pesce o un filo di fumo. L'ascensore sale tranquillamente, ma aprire la porta dall'inizio alla fine per lungo tempo, tra i 20 e 21 anni. Grazie. Grazie Priscilla e Stefania. Do adesso la parola a Hanoi. Buongiorno signore e signori, mi chiamo Lan. Oggi vorrei parlare di Sun Ziao. Sun Ziao è stato uno dei più grandi poeti vietnamiti. È un famoso rappresentante del movimento Nuova Poesia della sua rete. Poesia, poesia e inviare incenso al vento. Le opere più popolari di Sun Ziao sono Poesia e l'amore, composte tra 1936 e 1944, che ispira al mondo un'idea pessimista e disperata sull'amore, ma con un slancio di vitalità. Grazie a Chi, Sun Ziao fu chiamato il re della poesia d'amore e amato da molti lettori. La sua poesia è nuova sia nel contenuto che nella forma, a differenza degli scrittori romantici suoi contemporanei che cercano sempre di forse alla vita o di sfuggire alla realtà, vuole vivere intensamente. Sono una
Vi presento la poesia di Sun Zio, Amare. Amare è la famosa poesia d'amore di Sun Zio. Ha fatto emozionare molti cuori. Se l'antipite della poesia si avrete la confusione del poeta Sun Zio innamorato. Amare è un po' morire dentro. La poesia inizia con un verso che esprime un amore immenso. L'amore è un'esperienza del cuore, vedere calore, vedere amore, vedere una parte del respiro della tua vita. Quindi non è un'esagerazione dire amare è un po' morire dentro. L'amore non deve essere intesa nel suo senso letterale. Ma la morte può significare solo perdersi nell'innamoramento. Davanti alla dolcezza e al fascismo dell'amore. Io là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều xong chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết, phút gần gũi cũng như giờ chia biệt, tưởng trong tàn hoa tạ với hồn tiêu, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Yêu là chết ở trong lòng một ít, họ lạc lối giữa u sầu mù mịt, những người si theo dõi dấu chân yêu, và cảnh đời là sa mạc cô liêu, và tình ái là sợi dây vấn vít. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Amare, amare è un po' morire dentro, perché quante volte in proprio amore è ricambiato, a offrire molto, poco si è guadagnato, tradito o trascurato, non si sa. I momenti insieme sono come quelli separati. La luna cala, i fiori appassicono, mentre l'anima si disperde. Perché quante volte in proprio amore è ricambiato. Amare è morire un po' dentro, prendendo dominio oscuro del dolore. Sono quelli i cui occhi sono rivolti ai passi dell'amore. La vita diventerà un deserto abbandonato e l'amore diventerà il filo brillante. Amare è un po' morire dentro. Ciao a tutti, mi sono Nozio. Vi presento la poesia sera. Non è solo l'amore, ma sono anche le caratteristiche romantiche della sua poesia, che danno ai lettori un senso di tristezza. Sera ci dà una sensazione di tristezza molto speciale a causa dell'ignorosa combinazione di immagini metaforiche e impersonali di Sun Zio, che rende la sua poesia trattenente. E qui vorrei leggervi la poesia sera in vietnamita e in italiano. Chiều, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn, sân trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng. Nghe hừng gió nhớ qua sông, ê bên lau lách thuyền không vắng bờ. Không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Đêm êm chiều ngẩn ngơ chiều, lòng không sao cả hiu hiu khẽ buồn. E in italiano, sera, la luce vola dolcemente oggi, sono triste ma non so dire perché. E foglie rossa coprono, in sentire, la rugia vergine della fonte della muse ricopre lo spazio, l'anima di rose galleggia. Smattina nei respiri magici restano ancora le guance arrostate, in vento alela a trasversare in torrente, eppure non teme pacca per la belle canne spiaccia libera. L'aria filiforme appare, a un certo un po' si aspetta o si spaccia per sfioramento verso le lacap masera. Il mio cuore, sebbene insicuro, prova un vacco dolore. Questo è tutto. Grazie e attenzione. Grazie. Bravissimi.
Passo la parola ad Aquila, Lola e Nadira, Adriana, che hanno tradotto alcuni pantun malesi. Grazie Dante. Ma che cosa è il pantun? Il pantun è un tipo di poesia tradizionale malese composto da 2, 4, 8 o 12 versi. Il più popolare è il pantun di 4 versi. Spesso i pantun parlano d'amore, a volte tragico e non corrisposto. Ve ne presentiamo 3 di autori anonimi di cui abbiamo tradotto i testi. Aspettate, condividerò il mio schermo. Ora recito il pantun in malese. Jikalau tidak kerana bintang, masakan bulan terbit tinggi. Jikalau tidak kerana abang, masakan saya datang kemari. Pokok pinang condong ke barat, ambil batang dibuat pipi. Kalau rindu, tulislah surat, abang di sini sedia menanti. Limau manis merah masaknya, terlindung pula di balik dahan. Sungguh manis nampak wajahnya, tak nampak sehari, rasa sebulan. Lola. Buongiorno tutti, sono Lola. Ascoltiamo in italiano. Se non fosse per le stelle, perché la luna sarebbe così alta? Se non fosse per te, amore mio, perché verrei qui? Prossimo. La palma è piegata verso ovest. Prendete del legno per fare un piccolo ponte. Se ti manco, scrivimi una lettera. Sarò qui ad aspettarti. Le arance sono ora maturate, nascoste dietro i rami. Oh, amore mio, sei bella e dolce. Non vederti per un giorno è come non vederti da mesi. È tutto da noi? Grazie. Grazie. Grazie, Lola. Ciao. È la volta di Sara e Jihad, mia, che ti faranno conoscere Hamka. Buongiorno a tutti. Hamka è nato in Indonesia ed è stato scrittore, politico, accademico, giornalista e molto amato in Malesia. Abbiamo tradotto alcune sue citazioni. Adesso inizieremo con la prima citazione. Kamu tahu bahwa kamu sangat merindukan seseorang. Ketika kamu memikirkannya, hatimu hancur berkeping. Dan dengan hanya mendengar kata hai darinya, dapat menyatukan kembali kepingan hati tersebut. Sai che ti manca qualcuno. Quando ci pensi, il tuo cuore si fa in pezzi. E solo sentendo il saluto che ti rivolge, puoi rimettere insieme i pezzi del tuo cuore. Jangan mencintai seseorang seperti bunga, karena bunga mati kala musim berganti. Cintailah mereka seperti sungai, karena sungai mengalir selamanya. Non amare le persone come i fiori, perché i fiori muoiono quando le stagioni cambiano. Ama loro come il fiume, perché il fiume scorre per sempre. Kadangkala, kamu tidak menghargai orang yang mencintai kamu sepenuh hati, sehinggalah kamu kehilangannya. Pada saat itu, tiada guna sesalan, karena perginya tanpa berpatah lagi. A volte non apprezzi le persone che ti amano con tutto il cuore, fino a quando non le perdi.
allora il rimpianto non ha più senso perché se ne sono andate. È tutto da noi. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie, Sara. Molto interessante. Concludiamo con Hamzi, Matteo e Daniele, che ci presenteranno una bellissima poesia di Usman Awang Kekasih. Usman è stato poeta in Malaysia, scrittore di racconti, drammaturgo, poi nei suoi scritti parla della sua terra, dell'amore, della libertà, con un linguaggio poetico molto emozionante. Leggeremo la poesia Kekasih da noi tradotta. Va bene, Daniele, puoi continuare. Ciao a tutti. Adesso leggerò in bahasa. Akan kupintal buih-buih menjadi tali mengikatmu. Akan kuanyam gelombang-gelombang menjadi hamparan ranjang tidurmu. Akan kutenun awan gemawan menjadi selendang menendungi rambutmu. Akan kujahit bayu gunung menjadi baju pakaian malammu. Akan kupetik bintang timur menjadi kerongsang menyinari dadamu. Akan kujolok bulan gerhana menjadi lampu menyeluhi rindu. Akan kurebahkan matahari menjadi laut malammu, menghirup sakar madumu. Kekasih, hitunglah mimpi yang membunuh realiti dengan syurga ilusi. Leggerò la tradizione in italiano. Filerò la schiuma del mare per farne una corda che ti assicuri. Tesserò le onde per farne un letto dove tu possa dormire. Intreccerò le nuvole per farne una sciarpa che ti copra i capelli. Cucirò il vento di montagna per farne un vestito per la tua notte. Prenderò la stella dell'est per farne una spilla che ti faccia brillare. Raccoglierò l'eclissi per farne una lampada che illumini il mio desiderio. Farò tramontare il sole per essere il mare della tua notte e respirare la tua dolcezza di miele. Mia adorata, conta i sogni che uccidono la realtà con illusioni del paradiso. Grazie, questo è tutto. Grazie Matteo e Daniele. Eccoci alla nostra ultima poesia, When I Am With You, scritta da Ninon Aziz, scrittrice malese, contemporanea in malese, italiano, inglese e francese. I versi sono stati tradotti anche in vietnamita. Ascoltiamola. Senja kembali, purnama rindu, kata-kata kekasih membelaiku. Tak kala bersamamu, malam berlabuh di tirai. At dusk, the moon in my palms, wings give flight to words of love. I sigh and tremble when I am with you. Night will be here soon. Questo è quello che sento quando sono con te. Al crepuscolo, la luna nelle mie mani. Parole d'amore volano. Notte sarà presto qui. Alla brune, la lune dans mes mains, mot d'amour tombe en silence. C'est ce que je ressens quand je suis avec vous. Nuit sera bientôt ici. Ecco la traduzione in vietnamita. Hoàng hôn, vầng trăng trên tay, những lời yêu thương dâng đầy, cảm giác của em đấy, những lúc ở bên anh, và đêm sẽ xuống rất nhanh.
Siamo arrivati alla conclusione di questo evento. Grazie a tutti per la partecipazione e speriamo che vi stiate divertiti. Un ringraziamento particolare alle insegnanti Tamara Boscia e Maria Benino che ci hanno guidato in questa avventura. Arrivederci. The first cantica of the Divine Comedy, L'Inferno, is divided into circles in which almost all the sins that men can commit are punished. In the second circle, Dante, the author of the comedy, but also the main character of the poem, meets the first category of damned, the lustful, those who have loved too much without respecting the rules imposed by society and religion. Their sin is the least serious, and their stories fill literary works all over the world. The first character with whom Dante speaks is a woman, Francesca da Rimini, a great lady, cultured, elegant, an extraordinary storyteller. Francesca tells her story, which is the story of an absolute love that will remain eternal. Francesca, daughter of the Lord of Ravenna, widow of Polenta, is given in marriage for reason of state to Giovanni Malatesta, Lord of Rimini. The marriage takes place by proxy, and the one who goes to pick her up at her father's house is Paolo, Giovanni's brother. Paolo is young and handsome, and Francesca falls in love with him. Believing him to be the husband she had been destined to, when she arrives in Rimini, she discovers that she has been the victim of a deception. But it is too late. She loves Paolo and he loves her back. They keep their love hidden until they read together the story of Guinevere and Lancelot, narrated in the Breton Circle, a literary work of the 12th century, the adulterous love between Guinevere, wife of King Arthur, and Lancelot, the most valiant of the king's knights. They read, look into each other's eyes and reveal their passion to each other. From that day on, they stop reading and become lovers. Dante does not say for how long. We only know that Giovanni discovers them and with a single blow of the sword kills them both. But God has mercy on their love and allows them to remain united for eternity. Giovanni, on the other hand, is in the most terrible area of hell, among traitors, because he damned them to hell without giving them the chance to repent and be saved. But back to Dante's account. The lustful are continually flung around by a windstorm. Every sinner in Inferno is alone. We know very well that even on earth, the worst condemnation is that of
loneliness. But Dante sees two souls, they are united. Intrigued, he asks Virgil, who is guiding him, who they are. Virgil tells Dante to ask himself. So Dante, as soon as the wind approaches them, begs them to tell their story. A woman answers, Francesca, the protagonist of one of the greatest passions in history. Regal, proud, tender. She begins to say who she is. Then she stops. Talking about love is more important than talking about herself. Dante understands this and is moved. He knows what passion is that overpowers everything and identifies with her. And at the end of the canto, the emotion is so strong that he falls to the ground unconscious. These are the lines with which Francesca begins to respond to Dante. And now the text written by Dante in a wonderful Florentine from which the Italian language was born, one of the most suitable in the world to talk about love. E cominciai. Poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri, ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi e tu a loro li priega per quell'amor che mena, ed ei verranno. Sì, tosto come il vento a noi li piega, rimossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate, ferme al dolce nido, vegnon per l'aere, dal voler portate, cotali uscir della schiera obbedido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che dire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, cal cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta in modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi a una morte, ma Caina attende che a vita ci spense. Queste parole dall'or ci fuor porte. E quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, che pensa? Quando risposi, cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno triste e pio, ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste dubbiosi desiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa
il tuo dottore, ma se a conoscere la prima radice del nostro amor tu hai con tanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto e come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietate io venni men così com'io morisse, e catti come corpo morto.